che hanno reagito in maniera del tutto inappropriata a una manifestazione pacifica dei lavoratori per difendere il proprio lavoro e la città intorno ad essa vive. Quindi veramente incomprensibile quanto accaduto. Siamo tornati. Ci dicono che sono reparti che vengono da Roma. Noi siamo a Terni e sappiamo come questa città gestisce la propria democrazia e le proprie lotte. Non c'entriamo niente con le violenze. È successa una cosa incredibile che mai è successa negli ultimi 40 anni nella storia del movimento delle lotte sindacali nella nostra città. La polizia ha caricato all'improvviso, senza nessuna ragione evidente, perché i lavoratori comunque erano a mani alzate. È partito l'ordine di manganellare e il sindaco, che è in prima fila, ha preso insieme ad altri come noi dei colpi e effettivamente è stato colpito alla testa. C'è una responsabilità precisa dei vertici della questura che hanno dato quest'ordine. Non è mai successo, decine di volte è stata occupata la stazione pacificamente e poi lasciata libera, quindi c'è una responsabilità precisa del prefetto e dei vertici della questura che hanno dato queste indicazioni ai poliziotti. Non c'è nulla da dire, è una cosa vergognosa. I fatti successi sono incredibili, avevamo preallertato prefettura e questura che non ci sarebbe stato nessun problema, l'avevamo gestita anche come rappresentanti istituzionali, c'era un accordo con le organizzazioni sindacali, c'è stato un inutile stato di tensione, non si riesce a capire che Terni è una città pacifica, democratica, un fatto gravissimo, è stato coinvolto il sindaco, ma non perché il sindaco, ma le persone, anche i lavoratori, e quindi questa questione comunque finirà in Parlamento in un'interrogazione al Ministro degli Interni, perché è un fatto inaccettabile. C'è sgomento, dispiacere per una vicenda che non doveva finire così. Io adesso non so di preciso quello che è successo, ma sicuramente insomma altre volte ci sono state manifestazioni anche molto più grandi che sono andate via lisce attraverso un accordo tra forze dell'ordine e manifestanti. Quindi adesso cercheremo di capire, certo il fatto che è stato ferito il sindaco è una cosa di grande gravità a nostro modo di vedere. Adesso vediamo, però non voglio fare dichiarazioni avventate, adesso scopriremo bene quello che è successo.